poi sul IFU, o anche comunemente conosciuto come gli ultrasuoni focalizzati. Allora, punto numero uno, di cosa si tratta? Parliamo di un energy based device, quello che volgarmente potremmo definire un laser, sebbene un laser non è, ma è un apparecchio che crea appunto degli ultrasuoni a una distanza predeterminata di sotto della cute, generalmente 3-5-7 mm, dove crea questo un danno appunto a questi tessuti. Punto numero due, allora, ma perché creiamo un danno? Proprio perché un danno indotto attende poi quella che è una riparazione dei tessuti, quindi praticamente noi diamo uno stimolo infiammatorio in modo tale che inneschiamo quello che è il processo riparativo del nostro organismo. Questo processo riparativo ha un effetto di tightening, di tensione, che però, attenzione, è ben difficile da un effetto lifting non chirurgico. Punto numero 3, come viene venduta questa apparecchiatura, perché di lifting non abbiamo nulla, lifting è un'altra cosa. Sicuramente gli ultrasuoni focalizzati invece sono in grado di darci una leggera tensione sui tessuti di una entità variabile. Generalmente io parlo ai miei pazienti di qualcosa intorno ai 3 mm, 5 mm, dipende naturalmente dal paziente che ci si trova di fronte, ma è anche importante capire che magari una persona che ha una lassità tissutale, un eccesso di cute di 5 mm, 3 mm più del doppio della risoluzione. Se abbiamo invece una lassità tissutale di 2 o 3 cm, 3 mm è fin troppo poco per notare clinicamente qualcosa. E quindi, come in tutte le cose, punto numero 4, non è una procedura valida per tutti, ma sicuramente nei pazienti in una primissima fase di aging, quindi in una fase in cui troppo presto per parlare di lifting, ma sicuramente è un buon momento per iniziare un attimo a fare qualcosa, tra virgolette. Punto numero 5, però, il bello di questa procedura, che è one shot, viene eseguita una volta ogni 2 anni grosso modo, e lì per lì, appena terminata la procedura, richiede un'ora, un'ora e mezza all'incirca, senza aghi, senza nulla, il paziente vede praticamente nulla, al massimo leggero rossore, ma il ritorno alle attività sociali è immediato. Il risultato sarà oggettivabile non prima di 3-4 mesi dopo il trattamento. Alla prossima.